Allora, ci siamo lasciati sulla scrittura del campo prodotto dall'armatura, ok? Di connessa. Questo è il campo prodotto dalla sola armatura nel caso di macchina sincrona a poli salienti, in cui cioè il traferro non era costante. Abbiamo visto che c'è un termine che è l'analogo di quello che vi succede per il campo prodotto in una qualunque armatura, anche di una macchina a induzione, più una parte che riguarda invece il traferro e che se noi consideriamo lambda con 1 uguale a 0, ci rimane l'inverso del traferro costante e quindi praticamente è la stessa espressione che avremmo per una macchina a poli salienti, scusate, a traferro costante. Quindi per una macchina a traferro costante l'espressione si arresterebbe a questo termine lambda con 0, per una macchina con traferro variabile abbiamo un termine che dipende da e elevato alla meno 2j più delta, quindi c'è un termine in più. A questo punto portiamo avanti la scrittura dell'induzione al traferro, mi0 3 fratto pi greco nxi fratto pi. Facciamo la moltiplicazione, quindi portiamo lambda 0 fuori, lambda con 0 per parte reale di i per e elevato alla meno j pi alfa più lambda con 1 fratto lambda con 0 per la parte reale di i per elevato alla meno j pi alfa per la parte reale di e elevato alla j2π alfa per elevato alla meno j2π teta. Ok? A questo punto dobbiamo moltiplicare le parti reali. Ci ricordiamo che parte reale di z punto con 1 per la parte reale di z punto con 2 è uguale a z punto con 1 per z punto con 2 più z punto con 1 coniugato per z punto con 2. Ok, allora, questo è un classico, anzi, qua ci vuole una parte reale. Ok, vediamo perché se ho z punto con 1, se vogliamo dimostrarlo, se ho z punto con 1 come a più jb e z punto con 2 come c più jd, facciamo il prodotto di z punto con 1 per z punto con 2 e otteniamo AC meno BD, e questa è la parte reale, vabbè, più J per BC più AD. Mentre z punto con 1 per z punto con 2 coniugato, o viceversa, è la stessa cosa, è uguale ad AC più, questa volta, più BD più J per BC meno AD. Ok, quindi se prendo la parte reale, se faccio la somma di questi due e ne prendo la parte reale, io sto prendendo soltanto due volte AC. Ok, quindi divido per due e ottengo il prodotto delle parti reali. Va bene? Ovviamente posso fare o z1 per z2 coniugato, oppure z1
coniugando per z2, prendendo la parte reale, abbiamo detto la parte reale del coniugando è la stessa cosa, e quindi diciamo posso farlo con l'uno meno una manopola. Ok, quindi a questo punto sfruttiamo questa relazione. E quindi possiamo scrivere che mi 0 3 su pi greco n xi fratto p lambda con 0 per qua resta tutto com'era, parte reale di i per elevato a meno j di alfa più lambda con 1 diviso lambda con 0 mezzi per a questo punto la parte reale di, e abbiamo prodotto quindi i per elevato alla 3j di alfa per elevato alla meno j 2p teta più i, possiamo farlo coniugato, per elevato alla j pi alfa per elevato alla oppure possiamo scrivere i, anche i per elevato alla meno j pi alfa, e coniughiamo l'altro, è la stessa cosa, per e no scusatemi ho sbagliato, la prima moltiplicazione, dunque i per elevato alla j pi alfa, facendo la moltiplicazione z con 1 per z con 2 per elevato alla meno j 2 pi teta, e quindi qua siamo a posto. Dopodiché posso o coniugare questo o coniugare quest'altro, coniughiamo questo, la stessa cosa, viene i coniugato per elevato alla j pi alfa alla 3j pi alfa, scusate, perché se coniugo questo viene 3 j pi alfa per elevato alla meno j 2 pi teta. D'accordo? Ok, ho fatto z con 1 per z con 2 e poi z con 1 coniugato per z con 2. Ok? E quindi è uscito questo j3p alfa che dà una periodicità 3 all'induzione D. A questo punto non possiamo fare altro che farne il flusso, ok? E ci dobbiamo andare a costruire da questa relazione qui il flusso per fase, cioè dobbiamo integrarlo tra l'andata e il ritorno delle diverse sfide. Allora, a questo punto il flusso come lo integriamo? Il flusso nella campesima fase è uguale a, iniziamo a dire qual è la superficie sulla quale integriamo il flusso. La superficie è D, mezzi, che è il raggio, per la lunghezza di macchina, per d alfa. Ok? Cioè noi andiamo a integrare tra su un passo polare qual è il passo polare, se disegniamo tutta la macchina, andiamo a integrare sulla superficie di un passo polare, che sarà poi, se la apriamo, un rettangolo di lunghezza di mezzi, cioè il raggio, per pi
greco, ok, da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi per la lunghezza di macchina, ok? Quindi io la integro in elementini di superficie che sono questi che vi sto tratteggiando, che hanno ampiezza, che sono dei rettangolini di lunghezza L e di larghezza di mezzi in de alfa. Ok, ciascuno di questi rettangolini avrà una superficie data da L per di mezzi in de alfa. Dopodiché dovrei fare l'integrale doppio, ma immaginando che l'induzione B sia perpendicolare a causa della permeabilità infinita, delle ipotesi di permeabilità infinita che facciamo sugli elementi ferromagnetici, sulle superfici di discontinuità tra elementi a permeabilità differente, a questo punto l'integrale della componente normale dell'induzione si confonde con l'integrale dell'induzione stessa. Quindi faccio l'integrale di B di alfa teta e T in de alfa. Tra quali estremi di integrazione? Beh, gli estremi di un passo polare meno pi greco mezzi in coordinate meccaniche, quindi pi greco diviso 2π e pi greco diviso 2π. In più, allora, dobbiamo moltiplicare per il concatenamento e lo concateniamo con le nxi spire efficaci per fase. Ok? Dopodiché ciascuna delle k fasi vede il flusso spostata di 2 pi greco terzi per k meno 1 e più 2 pi greco terzi per k meno 1. Perché? Perché gli assi magnetici e quindi il punto di inizio e di fine di ciascuno dei tre avvolgimenti sono sfasati di 2 pi greco terzi. E vi devo anche sommare perché il secondo avvolgimento è vero che sarà sfasato in ritardo sulla periferia di macchina, ma lo significa che lo trovo, diciamo, più avanti, l'asse magnetico lo trovo in anticipo rispetto all'asse magnetico della fase che sto considerando. D'accordo? Se ci sono perplessità, chiedete, tanto vi risponderò. Ok. Perché c'è LNMXI? MXI c'è perché non ci mettiamo a calcolare spira per spira, cava per cava, ma consideriamo tutte le cave di una stessa fase come cave efficaci, ok? Con il fattore di avvolgimento. Altrimenti avremmo dovuto fare un'altra sommatoria all'interno, sommare tutte le cave per polo e per fase di ciascun polo e poi moltiplicare per i poli e ci sarebbe comunque questa cosa. Però siccome lo sappiamo già fare, a questo punto suppongo di saperlo già fare e lo scriviamo in maniera più compatta in questa maniera qui. Allora, questo è uguale di mezzi per L, per NXI, dunque per, e ci riportiamo quell'espressione là, mi 0 per 3 su pi greco, per NXI, e quindi qua ci viene un quadrato, fratto P per lambda con 0, e quindi a questo punto cominciamo gli integrali. Allora, l'integrale di I per E elevato alla meno jp alfa tra quegli estremi di integrazione. Possiamo scrivercelo per il momento così, possiamo scriverci l'integrale generale, quindi meno 1 su jp per i per e elevato alla meno jp alfa. Ok, calcolato tra gli estremi di integrazione meno pi greco diviso 2p più 2pi greco diviso 3p per k meno 1 e pi greco diviso 2π più 2pi greco diviso 3π per k meno 1. Più, a questo punto dobbiamo fare l'integrale degli altri due termini, quindi viene lambda con 1
diviso 2 lambda con 0 per scusate, mi sono dimenticato una parte reale, ok? E anche qui ci devo mettere una parte reale D. Allora meno 1 su JP, anzi no, 1 su JP, 1 su JP per I, per E elevato alla JP alfa, per E elevato alla meno JP beta. Facciamo così, facciamoci pure l'altro, più 1 su 3 JP per I coniugato per elevato alla J3P alfa per elevato alla meno J2P beta. Chiusa parentesi, sempre dagli stessi estremi di integrazione, meno pi greco diviso 2P più 2pi greco diviso 3P per K meno 1 e pi greco diviso 2P più 2pi greco diviso 3P per K meno 1. Faccio così e chiudo la parentesi quadra. Uguale. Uguale a questo punto di mezzi L mxi al quadrato fratto P mi 0 3 su pi greco lambda con 0. Beh, allora parte reale di meno 1 su jt per I, mettiamo tutto quello che è comune, per elevato a meno jt alfa tra quei due estremi. Quindi abbiamo prima di tutto un elevato alla meno jp, utilizziamo questo pezzo qua che è comune, per 2π greco diviso 3π, quindi 2π greco terzi, per k meno 1. Ok? Dopodiché l'altro diventa meno j, cioè più j, meno meno j, quindi 2j più lambda con 1 diviso 2 lambda con 0 parte reale di 1 diviso jp per i per elevato alla jp alfa. Iniziamo a mettere il termine comune e lo portiamo fuori tra i due estremi di integrazione, elevato alla j 2π greco terzi per k meno 1 e poi anche elevato alla meno j 2π teta, questo tanto la variabile integrazione alfa, quindi là non dobbiamo integrare, è una costante, e rimane j e meno meno j, ok? Quindi anche qui 2j più 1 su 3jp per i coniugato per elevato alla j alla meno j 2p teta, e stiamoci attenti qua perché c'è un elevato alla 3jp alfa. 3jp alfa significa che il 3 3p e 3p scompaiono, quindi rimane E elevato alla j 2π greco per k meno 1. Va bene? E questa è una parentesi che si chiude qui. Ah, moltiplicato, scusatemi ancora, per E elevato alla 3jp, quindi per dunque π greco alla 3 è elevato alla j 3 mezzi pi greco, vero? Dico bene? No, scusatemi, è elevato al
meno E elevato alla meno J 3 mezzi pi greco. Chiuso parentesi, chiuso parentesi. Ok, J 3 mezzi pi greco è meno J, meno J meno 3 mezzi pi greco è J, ok? Quindi meno J, meno J, meno 2J. Bene, ci sono dubbi? Li vedo. Se avete dubbi, spegniamo e me li chiedi. No? Uguale. Uguale. A questo punto dimezzi per L mxi al quadrato fratto i mi 0 preso pi greco lambda con 0 per parte reale di, allora j e j vanno via, pi sta dappertutto, li portiamo fuori e quindi qua rimane un pi al quadrato come è giusto che sia, parte reale di meno anche il 2 forse lo possiamo portare fuori, sì, portiamoci il 2 fuori, tanto il 2 va via con il 2 qui sotto, meno i per e elevato alla meno j 2 pi greco terzi. Per K meno 1, più lambda con 1 diviso 2 lambda con 0 per la parte reale di allora J e J vanno via, il P l'avevamo già levato, il 2 l'abbiamo già levato, quindi rimane I per E elevato alla J 2 pi greco terzi per K meno 1 per E elevato alla meno J 2 pi terzi più 1, dunque il J, questo J qui va via con questo, qua c'è un meno, il 2 l'avevamo già levato via e il pi l'avevamo già levato via, quindi rimane un terzo per i coniugato per E elevato alla meno J 2 pi teta, questo qui quanto vale? E elevato alla 2 pi greco per K meno 1 per K uguale a 0, per K scusate uguale ad 1 vale 0 e quindi E alla 0 vale 1, per K uguale a 2 vale E elevato alla J 2 pi greco sempre 1 vale, per K uguale a 3 vale sempre 1, è un multiplo di 2 pi greco e quindi vale 1, ok? Abbiamo trovato un'espressione particolarmente semplice e qua posso anche chiudere la parentesi quadra. Ok, scusatemi, qua mi sono dimenticato un meno, perché qui è meno 2J che si ribalta qui, qua ci vuole un più. Per il semplice motivo che qua abbiamo E elevato alla meno J pi alfa, dove alfa vale pi greco diviso 2 pi e meno pi greco diviso 2 pi. Quando alfa vale pi greco diviso 2 pi c'è un meno davanti e quindi è meno pi greco mezzi, E elevato alla meno pi greco mezzi e meno J, e quindi c'è un meno 2J. La stessa cosa per E elevato alla meno pi greco diviso 2 pi. Quindi qua è un segno, qua ci vuole un segno positivo. Va bene? Ok. Prossimo passaggio, a questo punto abbiamo tutti e tre i flussi φ con K concatenati con le tre fasi di armatura e φ con K saranno funzioni di θ e del tempo t, come si può vedere.
vedere di qui, la coordinata alfa è scomparsa perché abbiamo fatto l'integrale. A questo punto cosa facciamo? Ci riportiamo i tre flussi, li facciamo diventare vettori di spazio. Ci costruiamo il vettore di spazio del flusso, in maniera tale che poi derivando facciamo comparire le tensioni in tutto, come già come vettore di spazio. Posso procedere a cancellare? Sommatoria su K che va da 1 a 3, facciamo tre fasi per semplicità, ok? Per K che va da 1 a 3 di F con K per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1. Ok? Così si definiscono le grandezze fattori vettori di spazio per qualunque grandezza fisica, tensioni, corrente, flusso e così via. Lo facciamo sul flusso. A questo punto cosa rimane? Rimane D L NXI al quadrato fratto P al quadrato per mi 0 per mi 0 per 3 su pi greco per lambda 0 per la parte reale di l'operatore somma, lo sommatoria lo portiamo all'interno, moltiplichiamo e poi portiamo all'interno. Però a questo punto le parti reali, se mi consentite, me le vorrei scrivere. Facciamoci qua la sommatoria. Sommatoria per K che va da 1 a 3 di che cosa? Allora, le parti reali ce le scriviamo con la regola di Eulero, così poi è più semplice la moltiplicazione per quel fattore. Allora, rimane I per E elevato alla meno J 2π greco diviso 3 K meno 1 più moltiplichiamo pure, così facciamo più presto, E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1, che è questo fattore moltiplicativo esterno, più E elevato, I coniugato, sto facendo il coseno, per E elevato alla meno J 2π greco terzi, cioè anzi più 2π greco terzi per K meno 1, per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1. Ci siete qui? Tutto questo andrebbe diviso per 2 per fare la regola di Eulero per trovare la parte reale, e il 2 me lo porto qua fuori perché mi piace, perché compare in 3/5. Più lambda con 1 diviso 2 lambda 0 per, allora, sempre la stessa cosa, I per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1 per E elevato alla meno J 2π teta, lo devo moltiplicare per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1, poi lo devo coniugare, più I coniugato per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1 col segno meno, per E elevato alla J 2π teta, per E elevato alla J 2π greco terzi per K meno 1. Ok, più l'ultimo termine, quello col meno,
un terzo, ma questo già sappiamo che farà una brutta fine, un terzo per i coniugato per elevato alla meno j 2π teta per elevato alla j 2π greco terzi per k meno 1, facciamo così, meno un terzo per i per elevato alla j 2π teta per elevato alla j 2π greco terzi per k meno 1, chiusa parentesi e chiusa parentesi quadra. Ho fatto sostanzialmente due operazioni. La prima è stata quella di scrivermi le parti reali come somma del numero e del suo complesso coniugato, e poi ho moltiplicato per questo termine tutti i termini che comparivano nella parentesi. L'ultima cosa che devo fare è sommare su k che va da 1 a 3. Se c'è qualcosa di sbagliato segnalatemelo, perché è facile che mi scappi qualche segno o qualche numeretto vada via. Ok? Questo è uguale a allora, 3 mezzi ce lo mettiamo sopra per mu 0 fratto pi greco di per L n xi al quadrato fratto pi al quadrato lambda con 0. Allora, iniziamo a fare la sommatoria su k. Portiamo dentro e sommiamo sui numeri, sui k. Allora, questo per questo esponenziale, i due esponenziali danno 1, ok? E quindi la sommando la stessa quantità 3 volte, ottengo 3 volte i. Bene. Dall'altro lato, 2π greco terzi e 2π greco terzi, abbiamo 4π greco terzi, abbiamo 3 vettori sfasati l'uno rispetto all'altro di 4π greco terzi. La loro somma è 0. Ok? Quindi questo termine va via. Più lambda con 1 su 2 lambda con 0. Allora, anche qui abbiamo la stessa cosa, e questo termine in i va via perché è la somma di 3 vettori, perché qui dentro, diciamo, a parte i termini costanti rispetto a k, abbiamo la sommatoria dei 3 vettori sfasati in 4π greco terzi. Via anche lui. Qui sommiamo, prima di tutto moltiplichiamo e otteniamo tra questi due termini 1, ci rimane 3 volte i coniugato per elevato alla j 2π. Ok, passiamo a quest'altro termine. Beh, questo è proprio candidato a fare una brutta fine, perché diciamo qua non c'è niente che dipenda da k, quindi rimarrà questo per la sommatoria di 3 vettori sfasati in 2π greco terzi. Questo è ancora più 0 di quelli di prima, e anche qui troviamo la stessa cosa, quindi i termini, diciamo, con pulsazione un po' strana vanno via tutti quanti. Quindi quello che resta è molto semplicemente questo. Ecco la potenza del vettore di spazio. Abbiamo preso un'espressione che ci riempiva una lavagna e l'abbiamo ridotta ad un'espressione molto più moderata, molto più modesta. Quindi 9 mezzi mi 0 per d per l per n xi al quadrato fratto p al quadrato per lambda con 0 per i più lambda con 1 diviso 2 lambda con 0 per 3 per, scusate, 3 l'abbiamo portato fuori, per i coniugato per elevato alla j 2π teta. Raggruppando opportunamente le costanti, tutta questa cosa la possiamo scrivere come l con 0 per i più l con 1 per
elevato per l elevato a j sul t, dove ho chiamato l con 0 questa quantità ed l con 1 è uguale a l con 0 per lambda con 1 diviso 2 lambda 0. Va bene? Quindi alla fine di tutto cosa rimane? Rimane un'espressione molto semplice per il flusso phi, dove questo è il vettore di spazio del flusso dell'armatura, come L con 0 per I più L con 1 per I coniugato per I elevato alla J 2 pi t. Come vedete, c'è una parte che ci sarebbe analogamente nella macchina a poli lisci, F è uguale a L per I, classico, più una parte che non c'è nella macchina a poli lisci e che dipende dalla doppia periodicità del rotore. Quando noi giriamo di 180 gradi un rotore senza eccitazione, non capiamo se sta sull'asse B o sull'asse a 180 gradi rispetto a B. Ok? Bene. Questo è, diciamo, era da aspettarsi ed è una notazione molto sintetica che è vantaggiosamente ottenuta dall'adozione dei componenti simmetrici, dall'adozione dei vettori di spazio. Ok? A questo punto prendiamo questo flusso e lo andiamo a mettere nell'equazione di statore, che è l'unica che ci serve, abbiamo visto. Ci siete sui passaggi? Avete capito tutto? Allora, siamo partiti dalla forza magnetomotrice. Ok? Poi, tramite la moltiplicazione per lambda, siamo arrivati all'induzione, dall'induzione integrando siamo arrivati al flusso φ, poi sommando φ con k e moltiplicandolo per elevato alla j 2 pi greco terzi per k meno 1, siamo arrivati al vettore di spazio φ con s. Ok? Ultima operazione, lo dobbiamo derivare e lo dobbiamo andare a mettere all'interno della, equazione di equilibrio delle tensioni, che in parte avevamo già scritto. Allora, che avevamo scritto ieri? Che si poteva scrivere V con S uguale a R con S per I con S più L con sigma S d I con S su dt più la derivata del flusso di statore d Fi con S su dt più la derivata del flusso di eccitazione J. Questa l'avevamo già fatta perché ce la siamo andata a prendere dalle altre cose che abbiamo fatto. JP, diciamo, omega R per flusso di eccitazione per elevato alla JP teta. Ok? Dove teta è l'angolo del rotore rispetto al riferimento fisso centrato sullo statore. Oh, potrebbe sorgervi il dubbio, ma la legge di Lenz non ci vuole il segno meno su questa derivata del flusso? Ebbene no, perché quando io ho una tensione indotta, ovviamente quando ho una tensione indotta ci vuole il segno meno, ma le tensioni indotte vanno dal lato delle tensioni impresse, insieme alla V c'è la tensione indotta E. Se la porto al secondo membro
la tensione indotta mi cambia di segno e quindi qua davanti ci vuole il segno più. Beh. Allora, a questo punto andiamo a inserire qui dentro quei termini che abbiamo trovato scrivendo V con S, iniziamo qua, va. V con S è uguale ad R con S per I con S più L sigma S D I con S su D T più D I con S su D T, quindi L con 0, L con 0 D I con S su DT più L con 1 D coniugato con S su DT per E elevato alla J 2 P teta più 2 J P teta primo, cioè omega R per L con 1 per I con S coniugato per E elevato alla J 2 P teta più J P omega R fi con E per E elevato alla J P teta. Bene? Questa è l'equazione di statore scritta nel riferimento di statore. Mi sono dimenticato un pezzo? No, mi sono dimenticato un pezzo. Ok, cancello. E adesso, come siamo abituati a fare per quanto riguarda la macchina sincrona, ce la riportiamo nel riferimento di rotore. Guardate che certe volte si usa proprio così questa equazione di statore. È un po' antipatica, ma certe volte si usa riferita allo statore per ricavare alcune particolari proprietà del controllo, che riguardano il controllo, tipo osservatori di stato e così via. Allora, ricordiamoci che V nel riferimento di rotore a che cosa era uguale? Era uguale a V nel riferimento di statore per E elevato alla meno J di teta. Ok? Ve lo ricordate questa? Okay. La stessa cosa per quanto riguarda la corrente. I nel riferimento di rotore è uguale a D nel riferimento di statore per E elevato alla meno J di teta. E andiamo a riportarcela qui dentro e a fare tutte le derivate. Allora, abbiamo a questo punto nel riferimento di rotore devo scrivere V con S come V nel riferimento di rotore, V con S nel riferimento di rotore, non metto l'apice, per E elevato alla J di teta. Ok, uguale R con S per I con S per E elevato alla J di teta, dove V con S e con S sono nel riferimento di rotore adesso, ma questo qui è il V con S nel riferimento di statore, più L con sigma S per D I con S su DT per E elevato alla J di teta, più L sigma S per J P teta primo per I con S per E elevato alla J di teta più L con 0 D I con S su DT per E elevato alla J di teta più J P teta primo per I con S per L con 1 per L con 0, scusatemi, per E elevato alla J di teta, e stiamo a questo termine qui, andiamo al prossimo, più L con 1, attenzione qua al coniugato, per D I con S coniugato per su DT per E elevato alla meno J di teta per E elevato alla J 2 P teta più, adesso devo derivare J dunque,
qui abbiamo meno j p theta primo per i con s coniugato per e elevato alla meno j p theta per e elevato alla j 2 p theta. E siamo a questo termine qui più 2 j p theta primo l con 1 i con s coniugato, quindi i con s coniugato riportato al rotore per elevato alla j p theta col segno meno per elevato alla j 2 p theta più j p omega r f con e per elevato alla j p theta. Ok. Quindi abbiamo questi due termini qua, poi ce ne devono essere due a partire, due con L0, due con L1, che manca, L1, poi altri due, poi un altro con L1, che è questo, e poi un altro con J P omega, quindi con altri due termini. Va bene? Oh, attenzione adesso. Perché prima di tutto noi possiamo eliminare il j p theta da tutte le parti, perché possiamo dividere per e elevato a j p theta, tanto non si annulla mai. Qua abbiamo ancora j p theta, perché j 2 p theta meno j p theta è j p theta, questi si annullano, questi si, scusate, si semplificano, rimane qualcosa di più semplice, cioè v con s nel riferimento sempre di rotore, v con s è uguale ad r con s per i con s più l sigma s per i con s su dt più l con 0 dei con s su dt più L con 1 dei con S coniugato su dt, e quindi ho preso questo termine qua, questo termine qui, più JP teta primo, ma teta primo è omega R, JP teta primo per L sigma S per I con S più L con 0 I con S meno L con 1 per I con S coniugato, chiusa parentesi. No, scusate, meno L con 1 per I con S coniugato più 2 I con 1 L con 1 per I con S coniugato, che sarebbe questo termine qua, più J più JP omega R per Φ con E per E elevato alla JP theta elevato a JP theta più Φ con E. Ok, questa quantità qui si somma e rimane 2, rimane L con 1 per I con S coniugato, e alla fine ci resta un'equazione molto più semplice. Ci resta un'equazione molto più semplice, che è la seguente. Che è la seguente, v con s è uguale ad r con s per i con s più l
sigma S più L0 più L1, anzi no, più L0 per dei con S su dei T più L1 dei con S coniugato su dt più j t omega r per L sigma S più L0, questi vanno sempre insieme, per i con S più L con 1 per i con S coniugato più fi con E più fi con E parentesi quadrata. Questa è l'equazione di equilibrio elettrico delle tensioni di statore riportata a un rotore. Ultimo passaggio che facciamo è ribaltare questa equazione sugli assi di retta e quadratura, ma siamo già nel riferimento di rotore, quindi ribaltare l'equazione sugli assi di retta e quadratura significa semplicemente dividerli in B e Q. In parte reale e in parte immaginaria. Ok, parte reale asse B, parte immaginaria asse Q sul rotore. Allora, V può avere parte reale e parte immaginaria, li chiamiamo VB e VQ. Per non sbagliarci facciamo un termine, ogni termine lo dividiamo in due. Quindi rimane R con S, ISD, R con S, ISQ, più L sigma S più L con 0, D ISD su DT, più L con sigma S più L0, per D ISQ su DT, più L con 1. Attenzione adesso, perché c'è il coniugato di I con S, quindi il coniugato di I con S è ISD meno ISJ ISQ. Quindi L con 1 D ISD su DT e qua c'è un meno L con 1 D ISQ su DT. Non ci perturba più di tanto. Attenzione anche qui, perché c'è un J P omega con R, quindi più, anzi meno, P omega R per LSS più L0 per ISQ, perché con S è ISD più J ISQ, quindi compare un segno meno. Qui c'è un IS, un I con S coniugato, quindi meno J ISQ, che moltiplicato J fa ISQ, con il segno meno fa meno L con 1 ISQ, e fi con E sta soltanto sull'asse immaginario, ok? Questo sta solo sull'asse immaginario, perché fi con E è diretto sull'asse D, e quindi la tua lezione di tutto ce la troviamo sull'asse Q. Va bene? Stessa cosa dall'altro lato. Quindi abbiamo meno L con 1 di ISQ su DT. Allora, più P omega con R per... Allora, abbiamo LSS... dunque, questo è più semplice perché siamo sull'asse quadratura, quindi c'è LSS più L0 per ISD, e da quest'altro lato qua c'è un coniugato, ma poco ci interessa, P
più L con 1 per I S D, e qua ci troviamo tutta la figone, che non è un vettore ma è uno scalare. Ultimo piccolo sforzo, riunifichiamo i due termini, cioè introduciamo due induttanze che comprendono l'induttanza di dispersione L sigma S più L0 più L con 1, questa la chiamiamo L con D, induttanza di asse diretto. L'induttanza L sigma S, questo è un sigma, L sigma S più L0 meno L con 1, questa la chiamiamo L con Q. Bene? Oh, guardate che non è detto che questa sia più piccola dell'altra, dipende da L0 e da L1, cioè se vi ricordate c'era un rapporto lambda con 1 diviso 2 lambda 0. Questo rapporto può essere maggiore dell'unità o minore dell'unità, e ci fa sì che questa induttanza L con 1 si possa essere maggiore o minore dell'L0. Quindi a questo punto potremmo avere o LD maggiore di LQ o LQ maggiore di LD a seconda dell'andamento di lambda. Quindi scegliendoci l'andamento dei traferri in queste macchine, possiamo anche scegliere la salienza, come la mettiamo. Possiamo anche scegliere se LD è maggiore di LQ o se LQ è maggiore di LD. Modello finale uguale V con D, V con Q, R con S, ISD, ed R con S, ISQ, più L con D, D con D e D, ISD su DT, meno P omega R L con Q per ISQ. Poi dall'altro lato abbiamo più L con Q D ISQ su DT più P omega R L con D ISD più P omega R phi con E, ma questo sappiamo che diciamo è un E con 0, ok? Lo possiamo anche chiamare E con 0, o meglio E piccolo con 0, visto che è variabile. Va bene? Questo è il modello ai vettori di spazio della macchina sincrona a poli salienti. Se l'andate a confrontare con la macchina sincrona isotropa a poli lisci, vi trovate esattamente la stessa cosa, soltanto che nella macchina sincrona a poli lisci, se ve la andate a guardare, L con D è uguale ad L con Q. Perché L con D è uguale a L con Q? Perché 2, perché lambda con 1 abbiamo detto che è uguale a 0, ma se lambda con 1 è uguale a 0, L con 1 è uguale a 0 e non esiste. Quando questo non esiste, L con D diventa uguale ad L con Q. Ok? E questo termine qua, L con 0, prende il significato della reattanza di magnetizzazione. Okay? Quindi questa è una reattanza di magnetizzazione che misuriamo sull'asse diretto, questa è una reattanza di magnetizzazione che misuriamo sull'asse quadrato. Vi faccio fare un ultimo piccolo sforzo di 5 minuti, proprio 5 minuti. La coppia, perché così siete pronti per la lezione successiva, il momento della coppia elettromagnetica,
si ottiene a partire dalla potenza fratto la velocità di rotazione. Quindi scriviamoci la potenza elettrica in ingresso. La potenza elettrica in ingresso ce la siamo scritte sempre come, abbiamo detto, 3 mezzi parte reale di V per I coniugato. Uguale. Cioè V, dunque, 3 mezzi parte reale di Vd più J V con Q per I con SD più J I con SQ. Bene. A questo punto, quale sarà la parte reale? Sarà 3 mezzi per VD ISD meno, scusate, il coniugato, meno J ISQ, quindi VD ISD più V con Q ISQ. Uguale, tanto dobbiamo prendere solo la parte reale, è una cosa, è un'operazione molto semplice. Uguale R con S per ISD al quadrato più L con D DISD su DT per ISD meno P omega R L con Q ISQ ISD più scusate, ci ho mancato omega R, e questo qua poi alla fine lo dividerò per 3 mezzi omega R, lo moltiplierò per 3 mezzi su omega R, meno P omega R più R con S ISQ al quadrato più LQ D ISQ su DT per ISQ più P omega R L con D ISD ISQ più P omega con R Fi con E per ISQ, chiusa parentesi, moltiplicato 3 mezzi per 1 fratto omega R. In questa quantità riconosciamo dei termini ben noti. Questo R con S ISD al quadrato più R con S ISQ al quadrato è R con S per il modulo di I al quadrato, R con S per il modulo del vettore I al quadrato. Ma queste sono le perdite Joule di statore. Ok? Questo termine qua e quest'altro termine qui sono l'energia magnetica immagazzinata, cioè sono sostanzialmente, se vogliamo, la derivata di, rispetto al tempo, di un mezzo L con D per ISD al quadrato. Provate per credere, ok? E quest'altro termine qui è un mezzo, la derivata rispetto al tempo di un mezzo L con Q ISQ al quadrato. Quindi sono le derivate dell'energia magnetica immagazzinata, di certo non prendono parte alla coppia. Quindi questa è la derivata rispetto al tempo della W magnetica immagazzinata nell'asse di Lenz. Questa qui è la derivata rispetto al tempo dell'energia magnetica immagazzinata nell'asse quadratura, nelle induttanze dell'asse quadratura. Cosa resta?
tutto il resto deve essere responsabile della potenza trasmessa al carico. Ok? Quindi quello che resta cos'è? È P meccanica diviso omega R coppia, che è uguale a P omega R fratto omega R per 3 mezzi. Ok? Porto fuori il P omega R per 3 mezzi, omega R e omega R vanno via, quindi rimane un 3 mezzi P. Per che cosa? Una parte che già conosciamo, Φ con E per I SQ, questo è lo stesso termine che avevamo nella macchina a poli lisci, più L con D meno L con Q per ISD ISQ. Ecco che la coppia elettromagnetica di una macchina in corrente continua, scusate, di una macchina sincrona a poli salienti ha la stessa espressione di una macchina a poli lisci con un pezzo in più. Allora questo che significa? Significa che io, per far funzionare la macchina, questo pezzo in più lo devo sfruttare, devo anzi rendere questa quantità più alta nel progetto della macchina, la devo rendere la più grande possibile. Ok? Cioè più sbilancio le due reattanze di asse diretto e di asse quadratura con opportuni procedimenti costruttivi, più io riesco a sfruttare un termine in più nella coppia che prima non c'avevo. Perché LD uguale a LQ significa 0 qua. E quindi questo termine qua non c'è più. Vedrete giovedì con il mio collaboratore come è possibile comandare questa macchina in maniera da sfruttare tutti i termini della coppia elettromagnetica, del momento della coppia elettromagnetica. Ok? Alla prossima.